io ero molto insicura sessualmente quando l'ho chiamato, ero molto frustrata. Ero addirittura così frustrata che pensavo di avere dei problemi io. Pensavo di essere diventata frigida, di non sentire più desiderio. Io venivo da anni in cui il sesso per me era diventata una cosa che succedeva 2-3 volte l'anno. Fra l'altro mio marito non mi aiutava in questo senso perché era molto violento e poco paziente. Ciao Metropoli, sono Cristina dall'Italia. Dove va la donna italiana se ha problemi con il suo uomo? Da Roy. Mi chiamo Roberto Dolce, alias Roy. Ho 40 anni e faccio il gigolò. Vengo chiamato molto spesso da donne le quali hanno un bisogno, diciamo, di esternare la loro femminilità. Si sentono poco donne, poco femminili, perché magari hanno un marito che non le fa sentire tali, oppure perché hanno voglia di trasgredire. Io ero ovviamente nervosissima. Ero nervosissima perché, insomma, chiamavo un uomo e gli chiedevo di fare sesso a pagamento. Allora mi sono infilato un vestito, un paio di sandali e sotto niente. E così sono andata al mio appuntamento. Sono come tu mi vuoi e t'amo come non ho amato mai. Io sono i servizi sono tantissimi, da life coach alle prime esperienze, appunto al sexual trainer che cerco di insegnare come fare meglio il sesso, oppure dal semplice ingelosimento alle prove di fedeltà, pure che vanno molto, e una semplice, una piacevole serata che potrebbe essere una cena, un dopo cena. Devi essere prima di tutto psicologo, devi interagire, devi entrare nella mente della donna per poi penetrarla sotto. Buongiorno. È un fatto mentale, una donna vuole conoscerti, vuole vedere come ti muovi, come parli. Sono tutti piccoli messaggi che la donna deve percepire per lasciarsi andare. E se non c'è tutto questo è inutile, non sei bravo, insomma, sei un gigolò improvvisato. Io sono tra i più cari, credo. Però per quanto riguarda i prezzi, cerco di capire chi c'è dall'altra parte del telefono. Sono molto intuitivo, nel senso, se mi chiama una che mi dice che arriverà con l'autista, è chiaro che il prezzo aumenta. Se mi chiama una ragazzina che ha 25 anni e vuole perdere la verginità, che fa magari l'impiegata, cercherò di andarle incontro. Cioè, cerco di essere elastico. Normalmente calcola dai 500 minimo ai 2000 euro. Ho messo gli occhi su di te, tu sei diversa e non lo sai, tu ballerini tra di me. Adesso ultimamente devo andare a Lucca, c'è un compleanno di una donna e mi ha chiamato il marito e vuole farle un regalo perché lei mi guarda sempre in internet, guarda le mie foto e lui intelligentemente ha capito che se è arrivato il momento che lei lo tradisca è meglio farlo con uno a pagamento che poi non lascia strascichi. L'amore è anche questo, accontentare i desideri della propria moglie. Quindi questi uomini, secondo me, oltre che intelligenti, amano veramente la moglie, cosa che molti dicono di amare la moglie, ma la chiudono in casa, non le fanno mettere neanche la minigonna o qualsiasi cosa. Quindi quello non è amore, quello è un appropriarsi di una donna. È come trattare la moglie come la macchina. Io forse ero diventata molto aggressiva come donna, molto dura per la vita che ho fatto, perché ho dovuto crescere i miei figli da sola, ho un marito che è stato sempre molto assente. Il fatto di frequentare Roy mi ha dato anche una maggiore tranquillità perché era come un'isola felice alla quale approdare una volta al mese. It's unfortunate. Per
me è stato come un risveglio come donna, cioè mi sono riscoperta. E questo forse l'ha percepito anche mio marito, che ha cominciato di nuovo a guardarmi con occhi diversi. Io poi sicuramente mi sono curata di più, ho cercato di, non so, andare a letto con un abbigliamento un po' più sexy. Perciò la vita sessuale con mio marito è sicuramente cominciata a prendere una piega diversa. Per me è uno stile di vita questo, è un, anche se è difficile crederlo, però è una missione. Mi sento socialmente utile, perché molto spesso vengo chiamato da donne che hanno bisogno di me. Io mi rendo conto che hanno bisogno di me, perché poi mi richiamano. E stanno meglio loro, lavorano meglio, stanno con il sorriso, perché una donna, se non tromba, è triste. L'estate che è successa questa cosa, che è un'estate di 2 anni e mezzo fa, è successa una cosa molto bella dopo poche settimane che io ero uscita con lui. Una sera ero in cucina e stavo facendo da mangiare e mia figlia, una delle mie figlie è venuta da me, mi ha guardato e mi ha detto: mamma, sei felice? Ho detto: perché sei felice, mamma? Ha detto: è bello che sei felice. Ma io posso consigliare innanzitutto ai mariti di trattare meglio le loro mogli, di considerarle tali, di considerarle donne, femmine innanzitutto. Io credo in un rapporto più di linguistico, no? Di rapporto di comunicazione dove si risolvono i problemi. Perché se io conosco i tuoi desideri, cerco di colmarli e di assecondarli, ma se tu non mi parli e mi tradisci perché non mi vuoi dire quali sono le tue problematiche, quindi andremo male. Io sono la sola che tu possa amare. Adesso molti potrebbero dire che questa cosa avrei potuto trovarla in un altro uomo. È vero, ma forse se l'avessi trovata in un altro uomo, oggi il mio matrimonio non sarebbe ancora in piedi. Ho scelto io, è stata la mia scelta, e trovo bello che oggi anche per una donna esista una possibilità del genere, no? Agli uomini è concesso tutto, noi invece dobbiamo essere gli agili del focolare che non hanno pulsioni, non hanno desideri, invece i desideri li abbiamo anche noi, diversi dagli uomini sicuramente, però insomma li abbiamo anche noi. Tell me why.